Dottoressa? Dottoressa? Dottoressa, c'è qualcosa che non va? Senti, una mia collega mi ha parlato benissimo di un dottore, si chiama Attilio Incerto. Ma francamente siamo già tanto incerti noi che metterci in mano a uno che si chiama Incerto psicologicamente ci ammazza. Ti sei lavato le mani? Sì, papà. Io sto veramente a pezzi. Mi sono fatto due volte la settimana in analisi. Io tre. Io sono felice, io sono una donna felice, molto felice. Te non sei malato, te sei una persona pericolosa. Papà, va. Mi rispondi tu, per favore, dai, deve essere un altro porco. Quella. Che t'hanno detto? Cambia numero. Amore, ma spiegami una cosa, non sei con tuo figlio? No, è mio figlio che è stato sequestrato da mio padre. Amore, ma sai come sei sessi quando ti arrabbi? Se qua ognuno vuole dirla... Scusa. Scusate, ma qui di malati non c'è rimasto più nessuno, solo io. Dammi un'espressione più di rassegnazione, di sofferenza. È il mese di novembre, dai. Ma Gegè, non è che sembra mignotta così? Mignotta di che? Ma c'è una classe, uno stile, un portamento. Ma falla finita, dai. Che? Il lifting! Ah! Ragazzi, secondo me la soluzione c'è ed è semplicissima. E ve la dico con una parola sola. Autogestione. Tocca di dire al sotto, datemi un numero. No. Lo volete un consiglio? Non ci andate in analisi, è un'utopia! Chi è d'accordo alzi la mano.